questo cinema di fatto ha riportato nel centro storico a Trastevere una qualità di programmazione e di iniziative che l'ha fatto rinascere non solo per il restauro ma proprio come spazio vitale. Allora noi diciamo, per non perdere questo, dal 29 luglio ad adesso, con molti del territorio e non tutti, perché ci scusate, spero ci possiate scusare se non l'abbiamo annunciato prima e lo annunciamo ad oggi in maniera quasi forzata, noi abbiamo ideato una forma di acquisizione. Noi chiediamo che questo spazio venga acquistato e se le istituzioni non si prenderanno carico di farlo, siamo pronti noi come cittadini di Roma e cittadini da Trastevere a lanciare una forma che ancora dobbiamo strutturare perché non abbiamo avuto tempo di acquisizione dell'immobile. Abbiamo di fatto deciso di supplire nel momento in cui l'amministrazione non si farà carico di questo alla resa possibile di ripubblicizzazione di questo spazio. Pensiamo che sia necessario che tutti si facciano carico di creare un nuovo pubblico, un pubblico 2.0 gestito dal basso come abbiamo fatto per adesso. Quindi concludo così. Un tempo abbiamo messo sulla bacheca del cinema, sulla staccionata messa della proprietà a copertura della stupenda facciata uno striscione, Roma lo rivendica. Dopodiché l'abbiamo occupato, l'abbiamo costruito e fatto vivere. Ora direi che Roma se lo deve comprare. Grazie a tutti. Io vorrei fare dei ringraziamenti. Il primo sentito e di cuore a tutti i ragazzi, anche a quelli che sono un po' meno ragazzi, che entrando dentro questo luogo misterioso, reso misterioso da una chiusura immeritata di oltre 15 anni, lo hanno fatto ridiventare uno spazio di tutti noi. Uno spazio non solo per il cinema del cinema, uno spazio della città per la città. Il fatto di lasciare i ragazzi, diciamo, sperduti nei multiplex della cintura extraurbana a vedere solamente un cinema che, per l'amor di Dio, anch'io vado a vedere ed è un cinema di puro intrattenimento. Qua si sta facendo, si è fatto un lavoro secondo me molto meritorio di quello che non riesce a fare la Casa del Cinema a Villa Borghese per motivi che io non voglio indagare in questo momento, cioè portare al cinema di qualità i ragazzi. Qui è stato fatto. Per un paradosso che non c'è economista che riesca a spiegare, il cinema sta vivendo una stranissima paradossale stagione, cioè c'è un trend fortemente positivo di ingressi nelle sale e allo stesso tempo i cinema chiudono. Ma quando i cinema chiudono, nonostante siano strapieni, vuol dire che c'è una deformazione, una stortura alla quale dobbiamo opporci, perché evidentemente c'è un sistema mal congegnato, non sono state fatte delle politiche adeguate, non si è pensato che questa cosa appunto è qualità della vita, luci accese la sera, e lasciando le cose al loro andamento selvaggio, succede che le uniche sale del futuro sembrano quelle che non vogliamo demonizzare, ma che stanno nei centri commerciali fuori delle autostrade, vicino ai raccordi anulari. Quando si parla di cultura, per me fare cultura è questo. Prima ancora del film che viene proiettato dentro, è avere uno spazio dove puoi andare a studiare, a leggere, a vedere internet, a parlare con gli amici, a vedere un film senza che devi comprare niente, senza che devi arricchire nessuno. Allora, questo è quello che dobbiamo riprenderci al di là della scatola dentro quale stiamo, pure una piazza va bene. Questa è l'unica strada, ma anche per avere un briciolo di ottimismo nel futuro, insomma, per riprenderci in mano non solo la nostra città, ma la nostra vita. Citando un film.